parole. È un gioco di parole tra l'inglese e il napoletano, cioè uccidi a quello, a kill. Ah, kill, kill a quello in particolare. Perché avete scelto proprio me? Per iniziare. Perché nel caso muori non perdiamo niente di qui, capito? Allora, Giulio Cesare. Io sarei Giulio Cesare? Ma non si può prendere uno che capisce. Ma purtroppo. Sono Giulio Cesare. Sì. Davanti Hai mai interpretato la prima volta che interpreti Shakespeare? Chi è? Giulio Cesare. Sì. Che morì trafitto da 23 pugnalate dei senatori romani, tra cui c'era anche il figlio adottivo. Bruto, anche tu, Bruto. Bruto. Allora, tu sei al centro del palco, puoi muoverti dove vuoi, ma dovrai morire secondo le indicazioni del tuo regista e rumorista Francesco Paolo. Vabbè. Giulio passeggiava ignaro sulla sogliola della sua porta, sulla soglia della dimora. Ignaro, devo fare ignaro. Sognava le sue prossime conquiste. Mamma mia, Gargamella. Ma meno male che è morto, va. A un certo punto avverte un rumore. Ose? Sospettoso si gira. Vede una figura avvicinarsi a lui. Crede che sia un suo amico. Improvvisamente questa figura tira fuori un pugnale. Si avventa su di lui e lo colpisce al petto. Intanto altre persone intorno a lui lo circondano e lo pugnalano. Rumori anche. A un certo punto, tra le figure, intravede quella di suo figlio, Bruto. No. Che col pugnale in mano si avventa su di lui. E lui, a quel punto, pronuncia la famosa frase. Anche tu. Brutto figlio mio. Anche tu. Anche tu fai il cuoco. Anche tu fai il cuoco. Figlio mio. E soffocando e esalando l'ultimo respiro, stramazza al suolo. Viaggio Rizzo con la regia di Francesco Paolantoni, la morte di Giulio Cesare. Complimenti.